Leila ci chiede: Natale o Pasqua? Pasqua. Pasqua? Pasqua. Perché Pasqua? Vabbè, Perché c'è Pasquetta. Natale pure c'è Natalina. Ma noi in pratica ogni 6 mesi facciamo un video insieme. È Beh, proprio buona è media. buona come È cosa, ci buona sta, media. dai. Va bene. Stavolta ne facciamo due? Sì. Due. Bene, bene, bene. Allora Inizi con le io. tue o con le mie? Ma come vuoi tu? Inizio con le mie. È il tuo. Sei autistico! Va bene, dai. Siamo già registrando 2 minuti, manca fatto l'intro. Ma perché stai ridendo? Ma perché ride? No, vi giuro, prima ha riso per 20 minuti per cosa? Perché gli avevo chiesto se conosceva le ghirlande e le lucine. Scusate, allora, voi conoscete le ghirlande, le lucine, vabbè. Beh, si spera, oh. Punto numero 1, andate sul suo canale a vedere il video che ho fatto sul suo canale, che in questo momento compare nelle schede. Punto numero 2, commentate questo video dicendo se conoscete le ghirlande. Punto numero 3, secondo me ha fatto una faccia troppo odiosa perché ho fatto così. Salve a tutti ragazzi e bentornati qui sul mio canale, dopo tantissimo tempo con Tottina. L'ultima Ciao! volta c'era anche il nostro cugino. Ogni tanto mi chiamavo Noxer. Perché il nostro cugino? Oggi, come avete detto dal titolo, siamo tornati con un video che in realtà non abbiamo mai fatto, ovvero questo. O quello? Per me è questo. Beh, anche quello, cioè dipende dai punti di vista. Sì, perché questo potrebbe essere quello in un'altra domanda, però potrebbe Beh, poi per essere. me Sì? questo è questo. Però se mi metto lì, questo è quello. Quello che andremo a fare oggi è una challenge, se vogliamo chiamarla così, o un tag chiamato appunto questo o quello, anche conosciuto come hashtag preferiresti. Su Instagram mi avete fatto delle. Come mi avete fatto? Ci Su ha Instagram preso vi è. l'iniziativa, non è il tuo canale, Stai zitto. ok? Su Instagram vi ha chiesto di proporre. Dillo te, io sono Su dislessica. Instagram mi abbiamo chiesto infatti le domande questo o quello, quindi alternative tra una cosa o O un un'altra. altro. Qual è il. Leccare cazzo o palle? Leccare il culo di un barbone o di una prostituta? Beh, a parte queste domande molto normali, possiamo partire. La prima domanda decente del giorno Decente. ce la fa MafiFer03, che Ah, ci chiede: perfetto. preferireste passare una giornata con gli amici o con la vostra ragazza o nel tuo caso ragazzo? Dipende cosa faccio con i miei amici, dipende cosa faccio con il mio ragazzo. Però in generale, al di là di passare una In giornata, tu generale. preferisci migliore amico, per esempio, o ragazza? Beh, ragazza, ovviamente, se me la poni così. No, Sei guarda, io ti anche direi io sinceramente ragazza. migliore amico. Sì. Dipende che rapporto hai con la tua ragazza. Beh, dipende se il tuo migliore amico è la tua ragazza. Fa un trans. Davo00 ci chiede: film horror o film d'amore? Film horror. Film d'amore. Sì, perché alla fine gli horror, secondo me, sono delle stronzate pazzesche. Perché io capisco che quella è una cosa finta e mi fa anche sorridere. A I differenza film di. d'amore, tutte cose No, ovviamente perché plausibili. film d'amore dipende dal film d'amore. Ci sono Dimmi un film alcuni. d'amore. Ma non. Perché Quale? citartelo? Scusa, ma ti chiamo amore, scusa, ma ti sposo, scusa, ma ti divorzio, scusa, ma sono un pedofilo, visto che lui ha 24 anni e lei 15. No, a parte il fatto che in quel caso non sarebbe un pedofilo, ma poi Perché no? lui ne ha 40 e lei ne ha 17. È un po' diverso. No, quello che volevo dire io è che semplicemente un film d'amore magari mi prende sentimentalmente e quindi può piacermi. Guarda, invece io ti dico che i film d'amore, bene o male, sono sempre la stessa cosa, che ti viene riproposta e da più sfaccettature. Film d'amore, magari posso dirti che c'è anche un film o una parte d'amore all'interno di un film, quindi quella la Vabbè, preferisco, perché ti ci sicuro. ricolleghi, Ma secondo me, è una certo, ti questione di puoi empatia. immedesimare, bravissima, dotta. Hai studiato. Faccio scienze umane, grazie. Prossima domanda. Carbonara o amatriciana? Questa spero che si risponda in coro. 3, 3, 2, 2, 1, 1, carbonara, carbonara, metta la grazie. Chi vera. preferisce l'amatriciana? Ah, Parliamo dice, no, con tutto il seriamente. rispetto, buonissima, Ma cioè molto la buona mangio l'amatriciana, però io la la carbonara. carbonara. Mi avvicino il discorso No, quali denti. niente. Giulia ci chiede: tè alla pesca o al limone? Noi siamo vestiti da tè alla pesca o al limone? Io preferisco la pesca. E io al limone. Ah, ma io non capivo io, scherzo! No, in realtà sì, alla pesca, Beh, da la pesca. piccolo preferivo il limone. Pizza o sushi? Ora ti sto per dire una cosa, Fede, che forse non sai di me. A me non piace la pizza. Io adoro entrambe le cose, quindi col fatto che mangio meno volte sushi, quando lo mangio me lo gusto di più. Oh, mi sono Quindi salvato il sushi o pizza? calciangolo. Made in ci fa una domanda figa, nel senso che lei almeno Vai. si è fatta proprio tutto il viaggio mentale. Salvare il mondo senza che nessuno lo sappia e vivere, o salvarlo, diventare famoso e rip?
salvarlo, non diventare famoso e vivere. Sì, anche perché è un po' come chi giustamente dice che le opere di bene si fanno in silenzio, tra virgolette. Quindi non è che io faccio l'opera di bene e diventa famoso. Faccio l'opera di bene perché voglio fare un'opera di bene, punto. E poi alla mia vita ci tengo, che cazzo. Anche perché poi pensaci, se te salvi il mondo e non lo dici a nessuno, puoi diventare un sacco famoso spiegando il modo in cui è stato salvato. Tipo un fisico strafamoso, ma in realtà l'hai fatto. È uscito così, un giorno ti sei svegliato, salve al mondo. Vero, figo, eh? Sì. Così vivi, c'hai sordi. Lei è un cazzo di genio, totta. Grazie, molto gentile. Quante volte ci sono stretti la mano in questi video? Tette o culo? Culo. Culo. Perché ho detto che le tette sono ciccia. Lui dice di no, però le tette sono ciccia. Io ho il culo è muscolo. Ho una teoria. Culo. Però, se ci sono le tette... Io proprio gli occhi e fuoco dentro, ma proprio una cosa... Cioè, il culo è anche più ricercato, tra virgolette, perché devi impegnartici per farlo. Invece l'hai detto, ci nasce o ci nasce. Beh, o ti rifai. Eh beh, sì, è ricercato anche dal me, maschile. Nel senso che poi tu vai... Bi, cerchi il culo, no? E quando lo trovi poi lì so cazzi amari. Ok, andiamo avanti. Gabriele ci chiede, dolce o salato? Questa è bella tosta. Io te rispondo subito. Ti salato. Dico salato, bravo. Salato, tra i due salato. Perché non impazzisco. I dolci mi piacciono, però il tiramisù. Ecco, 4 anni fa penso che avrei risposto dolce perché stavo proprio in fisso. Vero, però no, vero che cosa? Vero. Siamo d'accordo. No, però io dico salato. E sempre Gabriele, che qui probabilmente si è fatto la pippa mentale incredibile. Sì. Poi, cioè, così. 5 più 5 o 8 più 2? 8 più 2. Perché? Perché è molto più figo dire 8 più 2 che 5. Cioè 5 perché più tu 5 ti... No, più vai quadrato. Da 1 gli fai 5 più 5, 10. 8 più 2 magari ci si impegna un po' di più, capisci? 5 più 5 è scontato. E poi 5 più 5 se ci pensi è solo... Noi veramente stiamo perdendo 5 per 2. È solo 5 per 2. Però io potrei dire che 5 per 2 è soltanto un 5 più 5 che ha fatto i soldi. Ah, aspetta, questo è un nome impossibile. A1NN7R4, niente, quindi Ariane. Codice fiscale. Ci chiede, lasciare o essere lasciato? Prego. Essere lasciato. Allora, io ti posso dire, avendo sperimentato entrambe le cose, che lasciare è più difficile, perché tu comunque quando lasci passi da stronzo, fisso, cioè proprio passi e ti senti in colpa, un minimo. Però quando sei lasciato, se ci tieni a quella persona, quindi ti lascia lei, stai malissimo. Quindi ti dico lasciare. Però quando vieni lasciato, non dipende, cioè magari dipende da te perché hai fatto determinate cose, però in linea massima dipende da chi ti lascia, perché sì. Quello che è quella persona che ha preso la decisione finale. E non lo so, però secondo me se sei lasciato ti metti di più l'anima in pace, tra virgolette. Non sono fatto così. No, ti senso... spiego perché. Cioè, penso che anche l'essere lasciato sia una cosa per migliorarsi. Ti metti di più l'anima in pace e ti focalizzi di più su cosa è sbagliato. Invece quando vai a lasciare una persona ripensi molto di più a quello che sarebbe potuto essere se te non l'avessi lasciata, perché sei te che hai fatto quella cosa, quindi avresti potuto agire in modo diverso. Invece se vieni lasciato, beh, però questo, non dipende questo, da te questo, e quindi... questo ragionamento lascia il tempo che trova. Perché al tempo stesso io lo stesso ragionamento lo posso fare se vengo lasciato, perché posso chiedermi perché mi ha lasciato? Cosa potevo sistemare? Cosa posso fare per tornare insieme? Perché a quel punto continuo. No. Cioè, io sono ancora innamorato di quella persona, capito? Se mi lascia lei. Mentre se la lascio io, teoricamente almeno, cosa che è successa a me, non ero innamorato e quindi smetto. Cioè, può essere che magari mi sento in quel momento, vedo lei che mi piange in faccia e non è bello. Però, poi successivamente, tutto passa. Vabbè, a me sinceramente non mi hanno mai lasciato, però mi hanno dato il palo una volta. Non ti hanno mai lasciato, hai detto. Ma ti lasciano, e poi riparliamo. Vabbè, il palo è bello, bello simile, pensaci. Se poi ti piace via i pali, insomma. Detto questo, siamo arrivati alla fine di questo video bellissimo. Io vi vorrei dire che ne porteremo altri perché lo faccio sempre, però in realtà sei. No, mesi. Ora ne registriamo un altro. Quindi speriamo che il video vi sia piaciuto. Se è stato così, lasciate un bel mi piace o un commentino. Magari suggeriteci qualche altro video che potremmo fare insieme. Assolutamente. Ovviamente se vi piacciono questi tipi di video. Altrimenti pure. E se questo
video arriva a 1555 like e 3 dislike, noi facciamo un altro video insieme e, se arriva a 5000 like facciamo altri due video insieme. Se arriva a 10.000 altri tre video insieme, se arriva a 45 milioni e 33 dislike, ci sposiamo. Esatto. Ciao.